mai? Beh, è già scoppiata, è in corso, è finita. Andate in pace. Una caramella a una bambina nemica. Oh, grazie, sono soddisfatta. Io sono tanto commossa. Pearly, 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 Pearly. Il presidente piange, il papa prega, le statue crollano, il popolo cioè solda. Hanno comprato 400.000 polli e milioni di patatine fritte per il ritorno dei soldati, ci sono tutti. John? Mario? Michele? Peter? Tom? Sono tutti morti. E chi è morto? E chi è stramorto? E quando te ne devi morire ancora, eh? Eh? E tu, John, sei compreso nel prezzo? Chi? Io? Sì, sì, tu. Beh, io. Ho lasciato la mamma. Perché un giorno sarebbe arrivato qualcuno che avrebbe meritato tutti i suoi baci. Se avesse saputo come sarebbe stata breve la sua vita, forse si sarebbe affrettata a dare i suoi baci a qualunque persona si fosse trovata lì davanti. Ma... Democrazia è stronca! La democrazia fa schifo. Liberty è stronca! La libertà fa schifo. Free Spartan è stronca! La libertà di parola fa schifo. C'erano persone che capivano quanto fosse pericoloso Hitler, che lo criticavano e gli si opponevano, ma ben presto iniziarono ad essere malmenati dai nazisti a volte con tanta violenza che dopo era difficile riconoscerli. Oppure venivano rinchiusi in celle strapiene per poi essere spediti in campi di lavoro forzato. Mi chiamo Galit. Ho 12 anni, sono israeliana. Provo una strana sensazione a scrivere a una palestinese. Guardando sulla cartina ho scoperto che abiti soltanto a 15 km da casa mia. E io vorrei tanto venirti a trovare, ma mi dicono che è troppo pericoloso. Scrivimi, voglio sapere chi sei. Cara Gali, da noi il gioco preferito è gli arabi e i soldati. Ci si divide in due squadre. I ragazzi fanno i soldati, le ragazze e i bambini più piccoli fanno gli arabi. Io faccio sempre la parte del dottore, così quando ci sono dei feriti accorro con una bottiglia d'acqua e degli stracci vecchi. Mia nonna, che ha 75 anni, non perde mai la speranza. Lei dice sempre: sono disposta a perdere tutti i miei figli purché i loro figli ritrovino la nostra patria. Come gli involucri degli aiuti.
La maggior parte sono di fabbricazione italiana. Sono ancora lì, pronte ad esplodere alla prima occasione. Butto questa bambola per terra e ci metto un piede sopra. Se scoppia vuol dire che sono morta. Dolore, dolore! Il dolore mi sveglia! Ma dove mi trovo? Lasciatemi andare a giocare di nuovo! L'alleato italiano risponde, l'economia gira. Grazie, sei tu a farla girare. Per salvare la patria, sì, un buon cazzo ma torre! Alla! Alla! Tutto se non mi serve. Mi è piaciuto, l'ho comprato. Mio marito mi ha detto quanto costa. 52 euro. Cosa? Sì, 52 euro. Allora a cosa ti serve? A nulla. Ma non la compro. Questo è il massimo del consumismo italiano. Cosa credete questo? È un annaffiatoio? No. Questa è una borsa. Cosa serve una borsa? Un annaffiatoio? La borsa alla borsare, la naffiatoia alla fiare! Il chino, oh, si alza il fiore, oh, oh, guarda, oh, che magia, oh, oh, sì, ma se volete applaudire fate così. Ferma nella sua cornice e che con il tempo non è più un bel ricordo, ma solo un pezzo d'arredamento. Ti vedo così piccola e così sola e sei così, così fragile per tenerti stretti i ricordi di me, oppure per cancellarli e rimanere senza un passato, senza un pezzo d'infanzia. La battaglia dolorosa. Non facciamo più finta, mamma. Lo so che sei morta per via della polvere. E so anche che non torni perché nel posto dove sei bisogna starci. Non si viene via quando si vuole. Tutti cercano di non dirla quella parola, ma io lo so. E anche da subito. Poi ho fatto finta per tanto tempo perché se tornavi era meglio. Però adesso lo so che non torni. Io ti racconto le cose perché non sono sicura che tu vedi tutto, ma proprio tutto quello che succede. Ma anche se sei morta, se io ti penso sempre, ma proprio sempre, tu rimani con me. Tabac mater dolorosa. Una marinia alterna tutto, ma con una anch'io a una vita. Stavat mater dolorosa, stavat mater.
tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne dirai plus de mal.